Salve a tutti, io sono Francesco Fusilla. Con questo piccolo video intendo mostrare il funzionamento di OpenBoard. Ecco, OpenBoard è un programma eccezionale per creare tavole interattive con la LIM, ma anche sui PC dei ragazzini, anche a distanza, per esempio, nel caso di un insegnante di sostegno che lavori a distanza con un TeamViewer. Ecco, OpenBoard lo cercate semplicemente così, scrivete OpenBoard su internet e vi si apre questa finestra. Ottieni liberamente Mac, Windows, Ubuntu, ovvero un software multipiattaforma per qualsiasi sistema operativo. Ubuntu la versione 16.04, che non è l'ultimissima, ma va benissimo sulle versioni, per esempio, di su di Linux o Horizonti che noi abbiamo divulgato con l'Istituto delle Tecnologie Didattiche del CNR. Allora, OpenBoard adesso noi lo vedremo nella versione Windows, perché la gran parte degli insegnanti usano Windows, però funziona identicamente sia con Mac che con Ubuntu o su di Linux. E quindi questa guida è sovrapponibile tranquillamente a tutte le versioni. Noi vedremo solo come si fanno le video lezioni, quindi ve lo scaricate, ve lo installate e quando l'avete installato OpenBoard, se volete capire come funziona, guardate questa guida, scrivete OpenBoard su YouTube e trovate la mia guida, sono 45 minuti, mi pare, ben spesi, perché imparate a usare uno strumento che vi permetterà di usare la LIM in maniera creativa e non subordinata a dei prodotti già fatti, ma fatti con i ragazzini, fatti da voi. E vi permetterà di capire quali sono le criticità di questo programma. Ce ne sono, a 13-14 problemi che io ho verificato esserci ancora, ma l'unico problema che gli altri programmi per gestire la LIM non ha è quello che è libero. Lo potete installare su qualsiasi LIM e qualsiasi PC e quindi portarvelo anche in una chiavetta, perché sul ISDIDA che io ho pubblicato sul mio sito lo trovate. Trovate anche OpenBoard portabile, lo scaricate qui da EasyDida, dentro la chiavetta che ho messo online, trovate OpenBoard. Allora, il problema di OpenBoard sono alcune piccole criticità, superabili quasi tutte, ho messo anche i difetti come si superano, però il bello è che va su tutto, qualsiasi PC, anche i ragazzini che non si sa neanche che versione di Windows sia, funziona. E permette di fare video lezioni in maniera molto semplice. Ecco, questa videoguida serve proprio a questo. Ecco, io adesso ho preparato eccola qui, una tavola. Per esempio, questa è una tavola sulle leve fatta con OpenBoard che voi state vedendo. Le leve sono macchine semplici, è una tavola molto inclusiva. Qui c'è un video, vedete, ci sono delle Uno in simulazioni equilibrio. già fatte. Qui ci sono delle definizioni, ecco, è una tavola molto inclusiva. E adesso noi vedremo la funzione podcast, cioè crea una video lezione. Allora, voi adesso state vedendo questa open board perché io la video lezione la sto creando con un altro programma open source che si chiama Capture, che mi cattura tutto, compreso open board. Allora, torniamo all'inizio, vi faccio vedere là. Adesso io vi faccio crea una video lezione in tempo reale, poi andiamo a vederla come l'ha creata. Io sto lavorando sull'open board in maniera editor, cioè nella maniera normale, però quando vado a dire podcast e mi esce questo simbolino, il podcast registrerà solo la parte bianca per capirsi, non i controlli che voi vi state vedendo qui, la palette, qua in alto le cose, i documenti, tutte le altre tavole che ci sono. No. Lui registrerà semplicemente la parte interna. Conviene dotarsi dell'evidenziatore laser, che è questo qui, per dare enfasi e comprensibilità alle cose che si dice. Poi si cambia pagina e il laser funziona sempre. Se volete fare dei movimenti dovete andare a prendervi la freccia, vedete, e spostare le cose. Però con il laser potete spiegare. Adesso torno indietro, vi faccio vedere i controlli. Da qui, da questo punto, configura la registrazione, vedete dove andare a prendere l'audio, qual è la parte, ecco, poi c'è pubblica su intranet o su YouTube, questo lo vedrete voi cosa volete fare quando avete fatto il video. Guardate che i controlli funzionano come? Facendo delle prove, no? Cliccando, fate una prova,
Vedete che si muove appena appena. Questo vuol dire che sta registrando con un livello di registrazione basso. Per cui spegnete, avete fatto una prova, andate a fare un'altra. Microfono USB, potete prendere quello interno, ma io non posso prendere quello interno perché lo sto usando per registrare voi, cioè adesso la videolezione. Quindi userò basso questo microfono USB. E adesso vado a fare la videolezione. Quindi clicco e parte. Cari ragazzi, oggi parliamo delle leve. Le leve sono delle macchine semplici, vi faccio vedere il video, eccolo qui, potete vedere il video. L'uomo ha sempre cercato espedienti che gli consentissero di spostare oggetti pesanti, moltiplicando la sua forza muscolare. Un sistema. Cambio pagina, qui c'è la potenza, il fulcro, la resistenza, qui come vedete meglio l'omini come si stanno muovendo e poi ci sono tre tipi di leve, vedete, la vedete vantaggiosa, quella indifferente e quella svantaggiosa. Boh. Fatto ciò, cliccate il nero, boom, finito, ho creato il podcast sul tuo desktop. Vado a vedere e vedrete Open Broadcast 2, Open Broadcast 3, Open Broadcast 1, che sono le prove che abbiamo fatto assieme. L'ultima è il cast 3. Vedete il risultato adesso. Questo è il risultato. Parte. Cari ragazzi, oggi parliamo delle leve. Le leve sono delle macchine semplici. Vi faccio vedere il video. Eccolo qui. Potete vedere il video. L'uomo ha sempre cercato espedienti Open che gli Border consentissero registra anche di quello che spostare sta uscendo oggetti dall'audio. pesanti, moltiplicando la sua forza muscolare. Un Ecco, sistema. cambio pagina. Qui c'è la potenza, il fulcro, la resistenza. Qui, come vedete meglio, l'omini come si stanno muovendo. E poi ci sono tre tipi di leve, vedete? La vedete vantaggiosa, quella indifferente e quella svantaggiosa. Boh, fatto ciò, cliccate il nero e Ecco. parte. OpenBoard ha creato VMW perché siamo in ambiente Windows. Questo è il risultato. È un ottimo risultato. Pensate che potete fare video lezioni gestite da voi. Ecco, non avete visto. Scusate, ho sbagliato. Eccolo qua. Parte. Non avete visto la pallina gialla perché non avevo toccato l'evidenziatore. Voi adesso vedete il mio mouse giallo. Ma se io avessi preso l'evidenziatore avrei potuto dare enfasi con l'evidenziatore. Non è semplice fare una video lezione con tre programmi aperti contemporaneamente. Quindi OpenBoard registra tutto, non avete registrato i controlli. Anzi, per farlo capire meglio, adesso chiudo OpenBoard. Non avete registrato i controlli. OpenBoard registra la vostra voce, ma registra anche i video che ci sono dentro. Open Board permette anche di mettere in movimento Open Board, la registrazione, il podcast, mette in movimento la registrazione Boh, fatto ciò. perché voi avreste potuto muovere queste cose, costruire delle linee o mettere degli evidenziatori, cioè costruirlo e registrare. Quindi potete anche spiegare come funziona Open Board con lo stesso podcast. Tutto qua. Non c'è altro da dire. Usate Open Board e fate delle ottime video lezioni per i vostri ragazzini. Eccolo qua. Adesso con l'ambiente che è questo qui, podcast. Quindi utilizzate tranquillamente podcast per fare video lezioni e poi potrete tranquillamente fare video lezioni su quello che vi pare. Però so. La spesa del denaro, come si fa a fare 1.1? Voi muovete le cose e registrate il video, così un ragazzino poi dopo magari le può anche seguire. A questo punto non mi resta da dire che buona sperimentazione con il podcast di Open Board. Francesco Fusillo per le guide del software libero.